Una promessa mantenuta, una trasformazione completata, la lista civica Sate 2.0 è diventata movimento politico ed ha celebrato la propria evoluzione nella sede di Corso Vittorio Emanuele 103F. Presidente Luciano De Gregorio, già candidato sindaco alle ultime elezioni, completano l'organigramma la vicepresidente Gabriella Impellizzeri, il segretario Anna Quercia, il tesoriere Cosimo Vozza, Cosimo Galeone e Giacomo Cardone nel consiglio direttivo. L'obiettivo primario è la vicinanza alle esigenze della gente e la crescita della territorio da realizzare dialogando con i partiti e le istituzioni e mettendo a disposizione idee e competenze. Ha voluto porgere il proprio augurio al neo movimento anche il sindaco di Statte Fabio Spada. Questa è una comunità che ha bisogno di guardare al futuro, ha bisogno di crescere, ha bisogno di intercettare tutti quei finanziamenti che sono stati messi a disposizione per il Mezzogiorno, ha bisogno di recuperare il tavolo del CIS, ha bisogno di recuperare nel PNRR quella che è la sua peculiarità e quella che è la sua grande necessità. Non vogliamo più vivere di reddito di cittadinanza, non vogliamo più vivere in questo modo. Statte 2.0 in questa nuova veste io ritengo che sia comunque proiettato verso il futuro, verso una nuova concezione di politica, intesa in un senso più ampio, più, sicuramente più etico. Noi staremo qui aperti tutti i lunedì dalle 19 per chi volesse venire a dirci delle cose, anche perché vogliamo incontrare la gente.